Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellos, episodio 25 della nostra partita in Total War Three Kingdoms con la regina bandito Zenchan. Siamo in guerra solo con uno stato piccolissimo adesso, che è questo. Purtroppo abbiamo dovuto rompere la nostra alleanza con questo qua azzurrino. A questo punto spero vivamente che Cao Cao conquisti la vecchia città imperiale, in maniera tale che possiamo collegarci con i suoi territori e commerciare con lui. È l'unico modo che abbiamo per fare un po' di soldi in più. In questo momento abbiamo un evento che ci migliora l'ordine pubblico e lo sfrutto per fare soldi, quindi abbiamo alzato le tasse. Poi facciamo la missione qua, che ricompensa, convoca il consiglio, supporto derivante dai soldati, che devo fare? Premio, crea una forza militare. Come crea una forza militare? Accidenti, che me ne faccio? Allora, cosa fa? Reintegro, soddisfazione delle avanguardie. Non è proprio la missione che mi piace di più, eh. Cioè, magari la facciamo più avanti. Comunque, possiamo già attaccare qua. Io direi che lo facciamo immediatamente. Gli altri eserciti hanno ancora tutti i loro punti in movimento. Quindi prima vediamo di vedere cosa succede qua. Perché se elimino la fazione, bene. Se no c'è un esercito abbastanza grosso qui in zona. Quindi sotto che tocca, non ha i rinforzi, quindi non è qui vicino. Avvia la battaglia. La combatto io perché voglio avere meno morti possibili e teoricamente questa volta non ci distruggono il trabucco con i loro trabucchi, quindi dovrebbe andare bene. La speranza ultima, se dovesse, questi parlano tantissimo, se dovesse andare tutto in maniera perfetta, l'esercito di questi ora prende, conquista, non me, ma l'insediamento di seta di, non so come si chiama, insomma, il tizio blu che è sulla costa, e poi non lo riconquistiamo. Ma cioè, lì vuol dire fare letteralmente terno all'otto, e quindi non penso proprio accadrà. Di conseguenza è più meglio, ho detto proprio più meglio, sperare che conquistando questa città eliminiamo letteralmente questo esercito, cioè questa fazione. Questi li posso mettere tutti in Gorilla Deployment. Figo. Gorilla Deployment, si dice proprio così. Allora, spari pure lì dentro. Che stronzo. Ok. Tu no però. Quindi questa qua è una torre OP. Spara pure dentro. Ok. Queste hanno le torri pure interne. Perché è una città di livello altino, mi sa, eh. Allora io direi che attacchiamo in questa parte o questa, che è quella meno difesa. Sì, attacchiamo da in questo angolo qua. Però c'è tutta questa parte di muro che è invalicabile, anche se possiamo far arrampicare sulle truppe, eh? Cosa che finora non ho mai neanche provato a fare. Sì, dai, stiamo qui. Distruggiamo questa, poi c'è questa qua che però dovrebbe prendere meno. Ok, allora, la cosa positiva è che l'area verde ci dice già praticamente dove è la zona sicura. E qua prendiamo tutto, compreso la porta di là. Non ti sei ancora ripreso al 100%, siete solo in 3. Pazienza. Allora, tu stai qui. Ok, gruppo 1, ma se eviti di farmi sto scherzo ogni volta. Quindi il gruppo lo facciamo dopo. Ok, guardate che bello come si sono posizionati. Cioè, proprio pronti a seguire il capitano qua. Il capitano. Ok, 1, 2, 3, 4. Aspetta, adesso ho imparato la lezione. Faccio gruppo 2 dopo. Non prima, ma dopo. Perfetto. Ok. Siamo tutti di qua? Yes. Allora, loro ovviamente si sono posizionati di qui.
barricate, cose particolari. Boh, inizia a spettacciare la porta perché tra l'altro è l'unico posto dove possiamo passare. Dobbiamo fare un buco nel muro, anzi, forse è meglio farlo qui, buco nel muro. Perché la porta è... Ma penso che poi in realtà il buco sia grande uguale. Presa. Ok, vediamo se gli diamo fuoco. Perché se gli diamo fuoco cambio il bersaglio e aspetto che il fuoco faccia il suo. Danni alla porta. Ma danni, danni alla porta fortificata, ma non è ancora uscito fuori danni da fuoco. Ok, 43. Non ha preso ancora fuoco. Non so se prenderà mai fuoco. Comunque, ha preso fuoco la terra. Sai che abbiamo ciccato completamente una volley. Danni alla porta. Io vorrei anche danni al castello che c'è sopra. Tira un'altra portata. 87. 90. E ora tiriamo giù anche la torre. Ce l'hai le munizioni, sì, 31%. Tira, tira. Cento, perfetto. Spetascia questo. O qua in mezzo. Finito? Finito. Play? No, oddio, fermo. Ok, allora. Perfetto. Posizioniamoci in avanti. Questa qua non ci colpisce, vero? Vero che siete bravi? Ma in realtà ci colpisce. Ha anche molto senso che possa farlo. Ok, sparate. Ah, più non posso. Allora, qua secondo me la cosa migliore da fare è così. No, forse no. Allora, ragioniamo un momento. Proviamo a fare una cosa di questo tipo. Qua ci sono le spade. Proviamo a prendere queste asce e fargli fare il rampino, vediamo se funziona. Gli altri possono pure combattere così. Ok, dentro anche tu. Vediamo il rampino. Si arrampicano? Sì. Porca miseria. Cosa fate? Matti, colpite quelli più dietro. Ok. Duello. No, no, non c'è nessuno con cui duellare. Ok. Anzi, tu conquista questa, come si fa? Proviamo a dirgli di passare attraverso. Ora è tornata a combattere. Carica. L'abbiamo conquistata? Pare che non sia possibile. Carica da dietro. No, invece sì. Fermo. Ah, è mia. È mia.
Controllato da Dungu. No, sta per diventare mia. È mia. Controllata da me, perfetto. Carica così. Sì, signori miei, voi due potreste ancora sparare. Vai dentro anche tu. Vediamo se i cavalli riesco a spingere un po' le mie stesse truppe dentro. Quindi a creare il fuggi-fuggi generale. Passato attraverso. Direi che scappano tutti con questa carica di cavalleria. Ha funzionato. Perfetto. È andata bene. Sì, vabbè, pochi morti per la cavalleria, ma ha fatto quello che doveva fare. I tiratori buoni. E anche questi qua che sono saliti sopra. Servono da iniziare a sostituire tutte le unità con unità più forti. Peccato che non ci sia né l'upgrade né il merge. Peccato. C'è il consolidamento, parliamo in italiano. Soldi. Sì. Questa città di che livello è? 5. Non mi posso permettere assolutamente il tuo cibo, ma ti devo conquistare. Quindi Tamazzo. Porca miseria, eccolo qui. Allora, lui ora mi attaccherà. Speriamo che tipo decida che è più facile attaccare quello, però lui non è in guerra con questo. Help me. Allora, fermi. Tu. Tu. Perché non si può? Coordinamento militare, aiuto. Alleanze. Non abbiamo speranze. Nessuna speranza per noi. Ok, che palle, c'è pure il border gore anche in questo gioco. Io volevo conquistare questo. Migliora quello subito. E questo non so che cacchio è. Questo qua cosa fa? Cibo. Entrate derivanti dalle attività produttive. Perché è così basso? Perché c'è la corruzione che è sempre più alta, ragazzi. Cioè, ci sta ammazzando. Si ripara tutto. Ripara tutto e chi si è visto si è visto. Qua che facciamo? Allora, abbiamo il mercato per questa. Per quella lì dovrei fare teoricamente questa qua, che va a migliorare le attività produttive. Però anche questo qua, entrate derivanti dalle attività produttive, più 10%. Fucine militari. Costi di reclutamento. Facciamo questo. E poi magari qua andiamo a fare qualcos'altro come unità. Cioè attività produttive, dovete togliere questo. O magari quando potenziamo questa, mettiamo le fucine di stato. Sì, mi sembra la cosa giusta da fare. Che c'è il quarto slot. Questa qua è la mia capital, yes, quindi anche qua fucine militari, prossimo passo, 10% di attività produttive, quindi il prossimo investimento sarà di questo tipo, e va bene così, senza parole, eccetera, eccetera. Allora, sì, qua recuperiamo, tanto dobbiamo prepararci a dichiarare guerra al momento più adeguato. Fai così almeno non subiamo danni alle scorte. Boh, qua sarò attaccato da questo esercito a meno che lui non entra, non porta dentro gli altri, che è la cosa migliore. Occupazione, missione assegnata. Sì, dovrei anche reclutare un nuovo esercito addirittura. Tra l'altro, scusate, Io ne posso prendere 5.
ora ne ho 4. Potrei fare un altro esercito, ma non ho neanche full quelli che ho ora. Cioè, secondo me. Cioè, non è che sia sbagliato. Patto di non aggressione. Eh no, mi spiace. Se sei in guerra con il mio unico alleato, che se decide che sono un suo nemico mi distrugge. Quindi. Non sei papà. Andiamo con le toghe turbanti. Mi già toccate i turbanti. Che stanno perdendo uomini. Quindi, evidentemente, sono una situazione delicata. Spia ritorna da San Cinci. Cazzarola, ma non funziona proprio sta roba. Opportunità di tenere. Aiuto dell'eroe. Allora, in un rapporto apprendi che i tuoi generali hanno battuto 6 nemici da solo. Complimenti. Sviluppi di fazione. Sono state istituite nuove capitali. Deposito di legname. Guerre. Ma che bello! Ha conquistato. Quanto siamo fortunati. Allora. Ma di qua non si può passare, eh? Ma davvero? Ah, ti devo tenere qua per fare da guardia. Poi dobbiamo attaccare questo e andiamo a prendere il deposito di legname. A meno che non ci arrivi prima Liu Bei. Quindi l'ha conquistato Liu Bei. Liu Bei, Liu Bei. No, ragazzi, fatemi capire una cosa. Sta scomparendo dalla mappa questo in 30 secondi. Utensileria. Ed è vicinissimo a casa mia. Che cacchio facciamo? Perché mi vedi? È un'opzione mica male questa, eh? Qua c'è qualcuno che vuole. C'è sempre quello là. Sono un sacco di soldi. Sono un sacco di soldi. Fin tanto che non lo attacco, è meglio fare così. Sarà qualcosa che puoi darmi? È entrato derivante da tutte le fonti. Che cacchio, ora lo mettiamo questo. Solo se è leader o erede o primo ministro. E poi ho un topo. Non sapevo di avere dei topi e delle cose. Non mi può dare niente. Non c'è letteralmente niente che si possa fare. Poi ci butto dentro con transito militare. Ok, facciamo così, dai. Porca miseria. Quanti soldi? Quanti soldi? Quanti soldi? Allora, l'ordine pubblico sale ovunque. Quindi meglio di così. Qua gli ho detto di non farmi pagare le cose. Teoricamente, secondo me non staccano i bonus. Perché guardate, questo qua dà 14 di sconto. E cioè, o equivale esattamente a 30 o non ha senso, cioè, non mi faccio pagare e basta.
E basta. Allora, l'ideale ora è... Tratto state utensileria è qui. Miz, siamo in una situazione terribile. Perché tu sei in guerra status con tutti. Tu sei in guerra con tutti e io devo essere il primo a arrivare lì. Però di sicuro sono in guerra col falegname qua e mi serve. Cos'è sta roba? Se dichiaro guerra a te, mi darà probabilmente l'infamia. E poi posso prendere pure questo. Questo e questo da prendere. Ecco, devo dire che rispetto agli altri Total War, l'ordine pubblico qua è decisamente un problema minore. Cioè, negli altri Total War si passava il tempo a conquista, fai scoppiare una rivolta nel territorio appena conquistato, tienila un po' di turni così arrivi a più 100, o insomma più 80, perché ogni turno di rivolta ti dava più 20, e poi via dritto. Qua finora non abbiamo avuto neanche una rivolta. Anzi, non ho mai neanche rischiato. Addirittura qua 100, 100, cioè insomma scendo un po' qui, ma... E ho le tasse alte. Qua è che c'è l'evento, ma... Siamo a più 4 considerando l'evento. Non è che cambi davvero la storia, vedete? E non sto facendo nulla per tenere le tasse basse, anzi sto costruendo anche edifici che... Cioè alzano il disordine pubblico, diciamo. Allora, primo passo è di sicuro attaccare questo. Poi il secondo potrebbe essere attaccato questo, decidere comunque di passare di qua, magari anche in marcia forzata. Sì, ma ci si mette letteralmente i 6 turni. Andiamo di qua. Andare di qui o di qui. Però appunto il primo passo è questo e devo farlo ora. Alternativamente, se aspetto, lui però potrebbe passare da nord per attaccare qua l'utensileria. E in più c'è pure questo. Questo tizio qua col falegname, con chi è in guerra? Status. Pure lui con tutti. Pure lui con tutti. Caspita, ma guadagniamo davvero un botto però, eh? Questo bisogna dirlo. Qua non possiamo reclutare. Boh, queste strutture mi fanno tutte schifo. Qua hanno più senso. Allora, qua andiamo verso questo. Perché tanto fin qua e poi dobbiamo arrivare qui. Ok. Lo faccio. Bravo. Questa qua è la mia capitale, sì. Bravissimo. Devo fare le fucine. Sono soldi. Perché ho fatto questo. Facciamo le fucine qua. Bene. Dai, facciamo questo attacco. Fatemi vedere solo da quanto tempo stai registrando, che mi sa che il timer non è partito, ma l'attacco ci dovrebbe stare. Sperando che ci sia pure un'imboscata. Qual è quello che me la fa fare più facilmente? Probabilità di tendere l'imboscata più 25, sei proprio tu. Quindi bando alle ciance. Hai punti in movimento? Sì. Okay. Si va. Imboscata. No, è scappato. Vabbè, imboscata. No, in attacco, in difesa. E la combattiamo? Sì, sono troppo curioso di vedere l'unità di contadini. La mia battaglia. Questa unità di contadini. Questo qua è Lord leggendario? Che in realtà tutti questi qua dei turbanti gialli hanno colori a metà. Questo qua in particolare non mi ricordo.
Però hanno colori a metà, cioè non hanno un colore unico, anche se sono tutti di colore giallo vestiti. Però sono con abilità diverse. Anche l'albero delle abilità è radicalmente diverso dal nostro. In realtà l'avevo selezionato. Allora, fase di schieramento. Vedete, questo qua per esempio è verde-giallo. Questo qua è blu-verde e il capitano è verde-giallo. Capitano, c'è il fiume, c'è il fiume. E se io facessi una cosa, che mappa strana, tipo piazzo la catapulta in mezzo al fiume. Già ci arriva? Ma già da dove ci arriva? No, ragazzi, io quasi quasi mi posso piazzare qua davvero. Beh, così prendo tutti. Facciamo un po' più così. C'è il fiume davanti, dovrebbe rallentare un po' la situation. Ok, vabbè, facciamo i soliti gruppi, c'è questa. L'esercito con cui abbiamo combattuto 30 secondi fa è più forte che abbiamo. Cioè, in realtà non è più forte, è quello con cui ho fatto più battaglie, questo è sicuro. Che quando ci piazziamo qua e facciamo avanzare loro. Ok. Hanno un po' di tiro, non tanto però. Questi qua sono dei figli di puttana. Sì. Guaritore. Veterano bombarolo. Ah, non so se è un bombarolo, però lo sembra. Come sono i contadini, a proposito? Allora. Eccoli qui, col rastrello. Sì. Ci sono i contadini incazzati. Era in Rom 2 che c'erano i contadini. Mi ricordo. No, ero 1, scusate. Vabbè, forse anche nel 2, ma nell'1 mi ricordo questa cosa. Era un'unità più grande. E io facevo delle battaglie personalizzate, mettevo tipo Cartagine con solo contadini al massimo, erano tipo quasi 3000. E io facevo Roma senza neanche una fanteria, senza niente, solo con un agri pesanti romani che non c'era neanche in Rom 2, cioè era una roba che c'era solo in Rom 1, ma era fortissimi. E non. E li bombardavo col fuoco. Sì, sono una persona orribile. Comunque, la nostra cavalleria batte questa una volta che li prende. Quindi, questa la piazziamo qui. Nascosta. Tutti nascosti devono essere. Tutti quanti nascosti, perfetto. E tu stai. A chi? Allora. Perfetto. Andiamo a fuoco un po' al boschetto, eh. Non c'eri contadini, guerrieri turbanti gialli, forse era un'unità un pochino più pericolosa. Sì, sugli unici sono i più pericolosi. Facciamogli danno. Da qua ci colpiscono di già.
E allora devo farli avanzare un po' di più. Riesci a colpire questi con l'ultima volley? Sarebbe mica male, no? Quanti colpi hai? 56% in realtà, ancora un botto. Diamo fuoco a tutto il bosco. Stanno finendo le frecce rapidamente. Ok. Carica su quelli. Stanno scappando anche solo qua. Allora, fermi tutti. Questa cosa io non l'ho mai guardata. Forza relativa simile. Effetti scontro morale. Cioè, non capisco questo cosa voglia dire. Comunque, accetta, vediamo cosa succede. Anche tu potresti fare un duello con questo qua, teoricamente è più scarso. Ok. Doppio duello. Questo potrebbe essere il più pericoloso. Anche questo sta andando malissimo. Attenzione. Ok, vedi qua. Facciamola grande. Entrambi i duelli stanno andando davvero male. Ok, questa non me l'aspettavo. Forse qua siamo iniziati anche con poca gente, Ok. Allora qua pare che stiamo recuperando. Mi sa che devo farli scappare entrambi per evitare che creepino. No, qua forse ce la facciamo a recuperare, Ma la situazione è grigia grigia. Ok, facciamo così. Che cacchio fate? Non si può che stanno fermi a farsi sparare. C'è pure la pioggia, non si capisce. Un tubo. Sono davvero tesi entrambi i duelli, ragazzi. Interrompilo. Interrompilo. Sì, te scappa, che si crede un casino. È vittoria, ma cerchiamo di ammazzarli. Che quello centrale com'è andato? Tu mi segui lui? Sarebbe meglio se tornassi a cavallo però, Così giusto in amicizia. Okay.
Sei tornato a cavallo? Sì. Infatti ora sei velocissimo. Questo qua a piedi, eh? E piuttosto che perderli, ragazzi. Ce ne siamo banditi infami. Non siamo mica turbanti gialli che stanno dalla parte del popolo. Ok, teoricamente c'è pure questo da conquistare. Ammazzalo. Dicevo, perché questo va dove non gli ho detto? Perché sta scappando. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, questi qua fuggono. Evidentemente hanno... cioè, è scappato il loro generale e si sentono davvero in crisi. Sì, infatti. E stanno scappando tutti. Fiaccato per duello perso. Basta, ok. 1300, 200. 22 ne ho uccisi lui. Boh, l'abbiamo combattuta bene, sono andati male i duelli. Diciamo che forse lui è partito con meno vita, non mi sono accorto. Questo qua invece è proprio non era in grado di battere questo. Comunque quelli erano mezzi verdi e mezzi rossi, che sono le due classi più forti a combattere. Ma anche viola non è male. E ora abbiamo i soldi per costruire anche l'altra struttura, volendo. Tutti e tre ammazzati? Ho preso una cosa. Reintegro. Livello 6. Allora, livello 6. Livello 6, livello 6, livello 6. Danni da proiettili perforanti. Eh sì. Questo cosa fa? Catturare ufficiali? No, no, no. Andiamo verso questo. Verso questo e questo. Beh, questo. Ignora penalità della foresta. No, facciamo prima. Facciamo i buchi nelle armature. Molto bene. Allora, ho visto che ci sono degli strumenti nuovi. Abbiamo l'acqua. Reintegro dell'unità, soddisfazione. Wow. Il topino. Questo è quello che c'ha già lui. Ah, giusto. Questo qua glielo dobbiamo dare a qual è la quale? Che sta qui. Vediamo questo. Entrate derivante da tutte le fonti. Yuppie. Sì, sì, sì. Piuttosto che questo che aumenta l'istinto, che a lei che non gli frega proprio niente. Equipaggia. Ok. Allora, in questo esercito di certo non mi interessa del reintegro. Qua invece potenzialmente. Allora, soddisfazione 4. Istinto. La soddisfazione ce l'hai alta. Il curatore, queste non le abbiamo disponibili qua. Ah, ho fatto un giro di armi tra un episodio e l'altro. Un sacco di roba figa. Personaggio guadagnato. Ah, guadagnato livello, perfetto. Cos'è questo? 20 di spionaggio. Ok. Ora, da che parte? Allora, ragioniamo un secondo. Questa città
Sta per cadere. Lui non ha possibilità di farmi male in alcun modo. Cioè, è pieno di eserciti miei alleati tutto attorno. Quindi, dichiarare guerra non può essere un problema. Qua non c'era opzione, chiamami in guerra, no, eh? Non c'era opzione, chiamami in guerra. Quindi devo dichiarare io. Mi piace la bamba. Ha letto proprio così, mi piace la bamba. Allora, dichiara. Affidabile meno 1, inaffidabile meno 8, per 4 turni. Quindi avremo questo malus qua. Tu ora cammini fino a non si sa dove, ma cazzo, non voglio farti prendere questa puttana insidieria. Puzzoi. Ok, va bene. Idem, non voglio che lui mi conquisti questa. Potrebbe essere tardi per fare entrambe, addirittura. Se siamo in una situazione terribile, 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 terribile. Qua arriviamo fra 3 turni. Dobbiamo far passare il turno comunque. A meno che non faccio così, e a questo punto mi posso spostare tipo qua. No, tra l'altro mi ha fatto infilare nella foresta e ci metterò 20 anni per uscire. Cioè, per arrivare qua 3 turni. Forse davvero non riesco a fare nessuna delle due. Vi rendete conto? Vabbè, almeno la città l'abbiamo presa. Guadagniamo un casino di soldi. L'economia l'abbiamo sistemata alla stragrande. L'ordine pubblico è ancora a posto. C'è un meno 8 qui, ma è la città. Che città è? Quella che ho appena conquistato. Ed è pieno di edifici che non posso usare. E questo mi dice che non lo conosco. Devo demolirlo e poi ripartire da zero. Bottega di intagli di amuleti. Fattorie irrigate comuni. Complesso di produzione, cioè, è proprio un gameplay a parte quello dei turbanti gialli. Però, nonostante questo, mi dà un botto di soldi sta città. Vabbè, comunque, l'episodio penso che sia divenuto anche troppo lungo. Siamo a 42 minuti, quindi ci fermiamo qua. Mi fermo anch'io. Ho registrato circa 10 episodi di fila, quindi adesso dovrò riflettere sul da farsi, dobbiamo conquistare queste due città e poi evidentemente tradire e attaccare quelli che sono in questa zona. Tradire e attaccare quelli che sono in questa zona, hanno 3 città e una serie di zone di produzione. Diventeremo decisamente più grossi, soprattutto se riesco a prendere anche queste due città. Poi dopo, quando andremo in guerra con quelli, prepariamo qualche esercito difensivo qui, guerra rapida di conquista qua e poi iniziamo a divincolarci, parole a caso, in quella direzione. Anche se in realtà dichiarando guerra a questo, cosa che non ho intenzione di far subito, ma sto iniziando a fantasticare, finirei in guerra anche con l'impero Han, che però penso non l'ho mai visto fare azioni offensive. Non ne sono sicuro. Non ne sono per niente sicuro. Qua abbiamo ancora 8 turni con quell'incarico. Quindi va bene. Va bene così. Dai, ci salutiamo qua, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo episodio. GG a tutti.